qui con Vestoso, il bomber delle otta. Sei in vantaggio grazie alla tua punizione. Sì. Sempre il più decisivo della tua squadra. È una squadra, il vostro avversario è comunque una buona squadra. Sì, sì, è sì. Una squadra molto, una partita molto equilibrata. Sì. Cosa pensi di questo secondo tempo? Come vi disporrete in campo? Come il primo tempo, ce la giochiamo. Loro sono uno e meno, giusto? Cinque, c'è un ragazzo che non gioca con loro. Noi lo stesso, ce la giochiamo. Sono questi orari che mette purtroppo il nostro caro Fabrizio, ci dà questi orari. No, da, no, al calcio moderno. Sono... ecco, è lui. È lui. Comunque dedico il gol a mio figlio, piccolo Gino. Voglio bene a papà. Mio figlio appena nato. E lo dedichiamo anche noi, tutto lo staff. Grazie, grazie. Poi ve lo porto. Tanti auguri. Appena fanno il gioco di tutto. Bocca al secondo tempo allora. Grazie. Con Bova, attaccante Lollina, avete vinto un'altra partita, avete camminato sempre, diciamo, nel migliore dei modi verso queste fasi finali. Com'è andata la partita in generale? Partita che si è nervosita, forse per colpa mia, chiedo scusa se è per colpa mia. All'inizio abbiamo trovato un po' di difficoltà. Infatti eravate in svantaggio, poi avete vinto 6-3, nonostante per trovato. Abbiamo trovato un po' le misure e siamo riusciti a colpirle. Cosa ispirate in questo torneo? Di arrivare più lontano. Una rivelazione, siete una delle vere forze di questo torneo. Cerchiamo di arrivare più lontano possibile, anche se dalla prossima mancherà Sarria e poi più là anche Gallo. Proviamo a sostituirli nel migliore dei modi. Hanno trovato un altro contratto migliore? Sì, in premiership. Bocca al lupo per il proseguimento e complimenti. Grazie.